Attenzione, adesso è il momento dello scontro tra i poeti. Siamo per l'esattezza al terzultimo incontro, alla terzultima disfida degli ottavi di finale, poi si passerà ai quarti, alle semifinali e quindi alla finalissima. Allora oggi sono di fronte Elio Pagliarani e Vito Riviello. Pagliarani, ma tra un po' procederemo alla lettura del curriculum, esplose ai tempi del gruppo 63, quanto a Vito Riviello preferisce definirsi un avampoeta, diciamo pure un poeta comico. Allora procediamo fiamma al sorteggio, vedete che il sacchetto è vuoto qua, non ci sono trucchi, abbiamo una P iniziale di Pagliarani e una R iniziale di Riviello. Allora mettiamo i dadi nel sacchetto e scuoti un po' e procediamo al sorteggio. Scuoti bene, scuoti bene. Ecco, qui è uscita la P. Quindi sta a Pagliarani leggere, sì, per primo, ma intanto tu leggi il curriculum, sì, di Elio. Tenendo a precisare che questi curriculum sono compilati dagli stessi poeti. Quindi in sono gara. Molto sobri, dobbiamo, sì, dire la verità, molto sobri. Elio Pagliarani è nato a Viserba di Rimini nel 1927. Laureato a Padova, insegnò in scuole medie, private e alla Scuola del Libro della Società Umanitaria di Milano. Fu poi redattore dell'Avanti di Milano e poi di Roma e infine critico teatrale di Paese Sera a Roma. La maggior parte delle sue poesie sono raccolte nei volumi La ragazza Carla e Nuove poesie per gli Oscar Mondadori e Poesie da recita edito da Bulzoni. Più recenti le plaquette Esercizi platonici ed Epigrammi ferraresi, coi quali ultimi ha vinto il premio Mondello 1988 per la poesia. Ha collaborato ad alcune fra le più importanti riviste italiane come Officina, Il Verri, Nuovi argomenti, Il Menabò, Rendiconti, Nuova corrente, Alfabeta 15, Le Cahiers du Sud, Revolver. Sue poesie sono tradotte in tutte le principali lingue del mondo, l'anno scorso in cinese. Complimenti anche per questa traduzione in cinese, Pagliarani. E ci vuoi dire anche due parole sulla poesia che hai deciso di leggere? Ho deciso di leggere un brano della ragazza Carla. Perché mi pare che l'approccio fornisce l'approccio più il primo approccio più idoneo, più giusto alla mia poesia, e poi perché mi riporta a un'epoca in cui la vita era molto più dura, ma c'erano più speranze e più fiducia di oggi. Carla Dondi, dalla ragazza Carla. Carla Dondi fu ambrogio di anni 17, primo impiego stenodattilo all'ombra del Duomo. Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro, sia svelta, sorrida, impara le lingue qui dentro, le lingue oggigiorno, capisce dove si trova, transocean limit, qui tutto il mondo, è certo che sarà orgogliosa. Signorina, noi siamo abbonati alle pulizie generali due volte alla settimana, ma il signor Pratec è molto esigente, amore al lavoro e amore all'ambiente, così. Nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino, sarà sua prima cura la mattina, ufficio A, ufficio B, ufficio C. Perché non mangi? Adesso che lavori ne hai bisogno, adesso che lavori ne hai diritto, molto di più. Se lavata nel bagno e poi nel letto, si è accarezzata tutta quella sera, non le mancava niente, c'era tutta, come la sera prima, pure con le mani e la bocca si cerca, si tocca, si strofina, ha una voglia di piangere, di compatirsi, ma senza fantasia, come può immaginare di commuoversi? Tira il collo all'indietro ed ecco tutto, e questo cielo contemporaneo in alto, tira su la schiena, in alto ma non tanto, questo cielo colore di lamiera, sulla piazza Sesto a Cinisello alla Bovisa, sopra tutti i tranvieri ai capolinea, non prolunga all'infinito i fianchi, le guglie, i grattacieli, i capannoni, i pirelli coperti di lamiera,
È nostro questo cielo d'acciaio che non finge Eden e non concede smarrimenti. È nostro ed è morale il cielo che non promette scampo dalla terra, proprio perché sulla terra non c'è scampo da noi nella vita. Adesso il curriculum di Vito Riviello. Vito Riviello è nato a Potenza nel 1933. Dopo un esordio giovanile con Città fra paesi, editore Schwarz, ha svolto varie attività da libraio al piccolo editore di storia meridionale. Riprende la sua attività di poeta con un poema in prosa dal titolo Premamò. In seguito pubblica L'astuzia della realtà per Nuove Edizioni Vallecchi, Daguerreotypor per Scheiwiller, Sindrome dei ritratti austeri, editore Il Bagà di Bergamo, Tabarin, pubblicato da Carte Segrete, Assurdo e Familiare, edito da Empiria, e infine Apparizioni, che è uscito in questi giorni presso l'editore Rossi e Spera. Che titolo ha questa tua poesia? Un titolo letterario, Gozzaniana. È un omaggio a Gozzano, che è un poeta che io ho molto amato, proprio per l'ironia, in questo panorama crepuscolare che era la poesia italiana nel primo Novecento. E poi perché è un omaggio al Risorgimento, un omaggio particolare, cioè un Risorgimento visto in modo grottesco e giocoso e non oleografico, come di solito c'era stato fatto vedere anche nella scuola. Cioè. Allora, silenzio, ascoltiamo Riviello. Gozzaniana. San Martino, una rondine non fa primavera. Ecco magenta nel quadro del Fattori, gli alberi tormentati ricordano lo strazio, ancora alberi a custoza e soldati esanimi l'orazio del cannone. Questa, signor, è la camicia di Maroncelli, plissé, collo rialzato, questo il tavolo screziato del Pellico su cui scrisse le sue prigioni. Costui non è Mazzini, miss, ma Verdi, ritratto dal Morelli, la serena partenza dei mille, col generale appoggiato alla spada simile a un ombrello, la rada di quarto, tra quei bagliori rosa e un carosello napoletano. L'autografo di Pisacane, lo spartito di Donizetti, la sciabola di Sant'Orre di Santa Rosa, i cerini di Pietro Micca. Mamma mia, ma che sono? Sembra che solo ora si cominci. Sentiam le grida, udiam gli spari, cauti ad agitare i fantasmi, le bandiere sono alle regate. Garibaldi, obbedisco, Bixio, a chi lo disse? Bene, due poesie molto diverse, non vorremmo essere nei panni dei telespettatori che si accingono a decidere il vincitore. Ma vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che cosa devono fare? Sì, d'accordo. Allora, tra tutti i telespettatori che avranno fatto pervenire entro 10 giorni, a partire da domenica 26 febbraio, la loro cartolina postale, indicando il titolo della poesia ed il cognome dell'autore preferito, ogni settimana verrà sorteggiato un videoregistratore. Inviate la vostra cartolina postale, naturalmente non dimenticando di indicare il vostro nome, cognome, indirizzo, il vostro recapito telefonico e di precisare la data della trasmissione a RAI, Radio Televisione Italiana, Premio L'Aquilone, casella postale 6666 00100 Roma. E ricordate anche che dovrete scegliere la poesia, ecco, non tutta l'attività letteraria dei nostri ospiti. Quanto ai nostri ospiti, ricordiamo loro che sì, è una disfida, ma soprattutto è un gioco.